presentato il SSQ Studi su Qui, un progetto di mappatura territoriale attraverso pratiche artistiche e scientifiche. Alla presentazione ufficiale erano presenti il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, l'assessore Silvia Boscolo e vari altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, oltre a Melania Ruggini di Deltarte, i curatori del progetto, che hanno illustrato le finalità e l'importanza dell'iniziativa. Il progetto è intitolato Una settimana nel paese del Delta e coinvolgerà 11 artisti provenienti da discipline diverse. Ascoltiamo da uno dei curatori, Daniele Letri, finalità e costi del progetto. L'importo di tutto il progetto, però, è 2 anni di progetto, e sono circa 200.000. Sì, però tenete presente che per come funzionano i finanziamenti dei progetti universitari, questi 200.000 euro temporaneamente pagano anche lo stipendio suo e mio, e quindi diciamo sono il budget di cui sono i soldi che sono in gran parte destinati al fatto che il ministero dà alle nostre università un bel po' di mensilità del nostro. Quello che però ci resta, e questo siamo molto fortunati, ci resta la possibilità di dare un corretto compenso ai professionisti e agli artisti che sono coinvolti nel progetto, perché noi siamo tra quelli che pensano che la cultura, l'arte e ovviamente le attività professionali si pagano, e ci permettono di pagare le pubblicazioni, che comunque possono essere, a volte sono, come sapete, molto difficile in questo momento pubblicare senza dare un contributo all'edizione, quindi ci permette di pagare le pubblicazioni e ci permette di pagare i costi vivi di tutte queste persone che si muovono, e quindi, se ci pensate,